Salve a tutti ragazzi, io sono Piero Zorbait e benvenuti in questo nuovissimo video di Super Mario 64 DS, il primo che faccio dopo essere tornato dalle vacanze. Allora, eccomi qua con il nostro carissimo amico Yoshi. Grazie mille che mi avete commentato, ragazzi, in tutti questi episodi perché mi sono scordato totalmente di fare un'area che tra l'altro a me piace, il bello è quello. Un'area che a me piace, mi sono totalmente scordato di appunto farle, di caricarla, naturalmente perché non l'ho fatta. Quindi si tratta del rifugio di Rebu. E devo dire che sono rimasto un pochino perplesso, dato che non mi ricordavo infatti quale fosse l'ultima stella delle 100 monete da prendere, perché praticamente ho fatto tutto il conteggio delle stelle che mi mancavano e non riuscivo a trovare l'ultima stella. Alla fine una persona mi ha commentato, quindi ti ringrazio davvero tantissimo, non lo so, non mi ricordo chi eri. Comunque grazie mille, un mio fan, non mi ricordo assolutamente, forse anche il carissimo spacciatore di consigli di cui vi ho parlato molto, non mi ricordo adesso chi mi ha commentato. Comunque grazie mille, qui non ci possiamo andare con Yoshi, almeno credo. Infatti non ci possiamo andare con Yoshi, che merda di sfiga. Cambiamo immediatamente il personaggio. Comunque ragazzi, tanto per curiosità, sono con la webcam nuova, il primo video di Super Mario 64DS che faccio con la webcam nuova. Quindi ragazzi, scusatemi se nell'eventualità non ci fosse la webcam, perché un attimino mi devo abituare, devo fare dei test sul montaggio e tutte queste cose. E mi chiedete magari voi: Pepiaru, perché non li hai fatti prima? In effetti avete anche ragione. Il problema è che mi devo un attimino abituare. Non sempre i video vengono bene. Mi devo un attimo abituare con le luci. Un attimino devo vedere anche con quale programma montare. Sto imparando, ragazzi, anche nuovi programmi con i quali montare. Per cui mi dovete un attimo scusare se questi video magari saranno un pochino dislessici. Mi dovete molto scusare. Però è così, purtroppo. Devo ancora imparare un attimino. Comunque, ragazzi, andiamo nel mondo di Reboo immediatamente. E cerchiamo di prendere quelle cazzo di... quante stelle erano? Non mi ricordo. Comunque, allora andiamo al balcone di Rebu. Perfetto, che almeno ci sono già sbloccate tutte le monete. Ok. Allora mi ricordo che qui c'era, ecco, perfetto, questa scatola dove potevamo prendere tutte le monete, tutte le bellissime monete. Wow, mi garbano tutte queste monete. Bam. Tanto per informazione, ragazzi, non vedete Fiamma Zorbe perché naturalmente non c'è. Molto probabilmente non lo metterò nemmeno in Super Mario Sunshine. In qualche episodio di Super Mario 64 naturalmente ormai lo devo mettere, perché non è possibile finire una serie senza di lui, dato che appunto lui, ragazzi, è approdato nel mio canale proprio con questa serie, in questa serie. Per cui mi dispiace un attimino lasciarlo così in disparte. Però molte persone si sono lamentate, mi hanno detto: Pepiaru, per favore non lo mettere più perché non è gradevole, non è gradevole. Per cui ragazzi, cosa devo fare? Più che darvi retta, niente. Ok, se non mi sbaglio, ecco, i Rebu vi daranno 5 monete, per cui è una cosa davvero sensazionale, fantastica. È una delle aree più facili di tutti per quanto riguarda la presa delle monete, per davvero una cosa impressionante la facilità, anche perché qui tutti i bu che trovate sono appunto con una moneta blu addosso, per cui è molto facile per questo. Stiamo attenti qui ai libri, adesso non mi ricordo nemmeno molto bene io quest'area, però stiamo attenti qui ai libri perché ci dovrebbero essere. Comunque facciamo un saltino qui, prendiamo anche le monete rosse che comunque ti fanno co ecco questi libri di merda, madonna ragazzi che nervoso che mi danno. Siamo già a 38 ragazzi, sto registrando da circa 2 minuti. Buonissimo. Ehi, occhio, ti gira un po' la testa. Anzi, ti gira un po' l'occhio. Devi andare assolutamente da... Oh, ecco fatto, dall'oculista, dicevo. Carissimo occhio, vai dall'oculista perché tutti gli occhiali sono fatti per te. Oh yeah, oh yeah. Sono già a 60 stelle. Più fantasmi trovo, meglio sazio la mia fame di stelle blu. Dove sono? Dove sono? Dove sono? Dove sono? Finito. Ok, di porte nel piano terra le abbiamo fatte tutte, per cui andiamo assolutamente di qua e prendiamo un pochino di monete blu, sperando che ci siano, perché non riesco a vedere altri fantasmi per ora. Comunque spero davvero che ci siano, perché se no sarebbe impossibile prendere tutte le monete. Anzi, c'è anche nella giostra, lì nella girandola del Rebu, è possibile prendere anche lì delle monete, per cui buono, buonissimo, anche se qui non penso che ci siano in questa stanza particolare. Comunque vabbè, non importa, vabbè, tale babatto, vabbè. Sono a 69 ragazzi, quindi andiamo nell'ultima porta e speriamo di riuscire a prendere anche le ultime monete per davvero, altrimenti sono nei casini, sono fottuto. Porca puttana! Pensavo, ero convintissimo. Ma allora, convintissimo, secondo me è una parolona. Ero convinto, ma convinto al 100% di morire. Allora, mi è venuto davvero il mal di cuore, mi è venuto. Porca puttana schifa.
Comunque anche qui ci sono i fantasmi con le monete blu. Wow. Allora le prendiamo da qui le monete. Che cazzo me lo fa fare? Scusatemi, eh. Infinite monete blu qui? Ma io penso proprio di sì. E prendiamo le monetine blu dai fantasmi lì che spawnano continuamente. Cazzo ragazzi, mi sembra che qui spawnano all'infinito i fantasmini. Non so se è davvero così, ma sembra, almeno sembra. Oh cazzo! Che paura, madonna ragazzi, che mi ha presa. Ok, non pensavo che spawnasse il Rebu. Noi ce la filiamo di brutto, dato che non serve a niente adesso sfidarlo, dato che ci darà la stella. A noi che cazzo ce ne frega di una stella che abbiamo già preso, no? Allora andiamo a prendere le ultime 6 monete. Bene. Qui sotto c'è l'interruttore stellare, quindi nemmeno lo prendo. Comunque mi viene un dubbio. Come faccio a risalire? Ah ok, ci dovrebbe essere la porta, niente. Ibu con 5 monete in dentro. Oh! Oh cazzo, le ultime 5 monete ragazzi, le ultime 5 monete sono qui, speriamo di non morire, però sono qui le ultime 5 monete, per fortuna, sono dentro quest'occhio, ci basterà di ucciderlo come abbiamo fatto adesso e... Damn, la stella! Quindi ragazzi, come sempre prima di prendere la stella, la ganzissima stella di quest'area, davvero ganza, allora... Faccio una piccola considerazione su quest'area, anche se ho fatto ora una piccola considerazione dicendo che è ganza, ma comunque quest'area mi garba davvero molto perché è una stanza labirintica, una casa labirintica, assomiglia molto a Luigi's Mansion, alla casa di Luigi's Mansion. Quindi ragazzi è un riferimento diciamo ad un altro videogioco e mi garba davvero molto. Quindi prendiamo la stella, addio rifugio di Rebu. Hai raccolto 100 monete, il potere del castello aumenta, vuoi salvare? Certo che sì. Fal salvato, perfetto. Ragazzi, allora nei prossimi episodi qui clicchiamo abbandona, perché l'altra volta mi è stato segnalato che non ho abbandonato il video, per cui cazzo di Buddha, dicendo una parolaccia così a caso, cazzo di Buddha. Senza offesa naturalmente per Buddha, ma comunque lo dico. Nei prossimi episodi, nei prossimi 3 episodi, negli ultimi 3 episodi, completeremo appunto la nostra raccolta delle 100 monete in ogni mondo, andando a raccogliere le monete nell'isola gran piccola, 1, nel pendolo tiktoktato, 2, e nel cammino arcobaleno, la zona più difficile di tutti, 3, e poi potremo finire il gioco, potremo sfidare un'ultima volta Bowser, e potremmo finalmente finire questo gioco epico, epico, epico. Quindi, se vi è piaciuto questo video, naturalmente iscrivetevi, commentate, mettete un bellissimo like e condividete questo video a tutti i vostri amici. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Stella numero 148 da Pepiaru Zorbet, IM Pepiaru Zorbet, è tutto. Con questa voce epica lo dico, ciao a tutti. Porca puttana, dai, dai, non morire, ti prego. Oh, che culo. Tra l'altro non credo che possano morire tutti questi. Vabbè, comunque chi se ne frega, andiamo subito da un'altra parte. Dobbiamo prendere tra l'altro l'ultima moneta rossa e poi successivamente possiamo procedere con il livello. Allora, molto probabilmente andando su ci saranno altre monete, per cui io spero e confido...